wanna be the greatest. Everybody on the fake shit, I look around and feel like everybody is the fakest. I make this every day and I'm impatient, hoping one day I blow up from the basement. Statement, the top is so vacant, I don't hear shit that I think is amazing. Waiting for my day when I'm playing sold out shows for 1,000 faces. Hey, give me that crown, get in my way and you'll be put down. It ain't your place, I'll diss my town. If I want that shit, then I'll get it right now. I'm losing it, the noose it fits, some loose shit, a stupid myth. You choose to live or choose to dip, you choose to fight or lose your grip and lose a gift. Oh. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign, a sign. Yeah. No mercy in this world, just hunger-thirsty persons in different versions. Each new update, that shit worsens. Why? Pull back the curtain and you'll see the different vermin. We all have different burdens that all seem to cause disturbance. Yo, so do me a favor, don't treat me like a neighbor. Don't need the different flavors of your problems just to savor. I've got my own issues, I need a comb to get through. Don't need to groan with you, just go get your wrong tissue. I feel like I'm losing my mind. Is everybody in the world blind? Please, Lord, give me a sign. Allora, rieccoci qua al laboratorio, miei discepoli. Come avete visto, altra potatura di manutenzione per quanto riguarda questo boschetto di cipressi, piante che coltivo da seme. Andiamo a vedere a 360 gradi, così facciamo l'ennesimo, mamma mia quanta roba, l'ennesimo discorsino per quanto riguarda la manutenzione in estate, perché molti continuano a parlare di stasi vegetativa, che le piante non si toccano. Mamma mia, in questo periodo mi sto distruggendo da quante piante sto mettendo a posto, ok? Perché? Perché se le piante funzionano c'è poco da fare, tocca sistemarle, Dio Cristo. Andiamo a vedere, bella piena. Devo ancora tagliare qualcosina, a dire la verità, eh? Sono un pochettino carico di lavoro, ho fatto un po' di manutenzione veloce, c'è ancora un po' da sistemare. Però come vedete ragazzi, la pianta continua a essere in movimento. Ho fatto un macello pieno di verde, scusate il microfono. Quindi per quanto riguarda la questione estate, allora ragazzi, mi raccomando, le piante vanno fiate tutti i giorni, ok? In estate, ragazzi, tutti i giorni, almeno una volta, meglio due volte al giorno se c'è bisogno, ok? Quindi questa è una fiata, l'ho fiata ieri sera, qui ancora un pochettino si vede dell'umidità, qua dietro sotto già vedo che è secco praticamente, quindi adesso vado su, quando la rimetto al suo posto gli do una bella annaffiata di nuovo. Quindi se avete un substrato di qualità dovete semplicemente preoccuparvi di mantenere sempre la pianta idratata, quindi più acqua che si può, tranquilli, perché quello in eccesso scolerà sotto. Una curiosità sui cipressi, come avete visto ho fatto il lavoro con le forbici, ok? Perché molti dicono no, con le forbici si rovina. Allora ragazzi, io sta pianta la coltivo da 10 anni e da seme. Ho sempre fatto con queste cazzo di forbici e come vedete non c'è nessunissimo problema. Cosa significa? Che con le mani, ragazzi, non si fa niente, ok? Soprattutto sulla vegetazione che va potata, cioè la potatura si fa con le forbici. Poi, se siete vicino a una mostra, ve lo dico sempre, dovete fare un pochettino di pulizia, rifinitura con le mani, tri, però quello si fa soltanto in quel caso lì. Se no, la pianta va fatta vegetare, allungare, ok? E poi si va a potare stretto più che si può, semplicissimo. Quindi si coltivano come tutte le altre piante. Quindi perché vi dice no ma il cipresso, no ma il pino, no ma la figa, ragazzi, ma cioè, dovete capire che l'obiettivo è fare più rami possibili e tenere la pianta a più vigore possibile, perché è una pianta che è in movimento, una pianta che sta bene. Un bonsai invece che inizia a fermarsi, che va piano, che va indietro, è un bonsai che a un certo punto va in crisi, inizia a scartare vegetazione. Quindi sti cazzi, bisogna concimare a bomba anche in questo periodo. Io uso 4 prodotti in combinazione, pensa un po', molti si fermano perché hanno con l'organico
Io ne uso 4 ogni 15 giorni, combinati chimici che entrano poi subito nella pianta, quindi vedete il verde che c'è e non c'è una squama gialla. Devo dire che come risultato anche quest'anno la pianta sta andando molto molto bene. Quindi progressione totale, il bonsai inizia a cortecciare nel tronco, quindi bellissimo. L'altro bosco di cipressi è ancora più avanti. Questo ho iniziato più tardi a coltivarlo, quindi ovviamente un pochettino più dietro. Però c'è un sacco di dettaglio e c'è anche i nidi di vespa, gli venisse un colpo. Guarda, prima con le mani che ero lì che spattaccavo con le forbici mi è saltata una addosso, tra un po'. State attenti alle vespe perché è pieno, sulle conifere è pieno in estate, ok? Detto questo, come sapete sul mio sito c'è una promozione, questo mese c'è un video corso dove vi faccio vedere come si pota bene la pianta, come si prepara per l'impostazione primaria. Un saluto a tutti, mi raccomando, concimata bomba, fate visitare queste cazzo di piante e dopo si può fare manutenzione, perché se no sono andato da mangiare ovviamente non faranno nulla. Per quelli che mi criticavano per quanto riguarda il design di questo boschetto, ma no, ma è troppo pieno, troppo così, è un pallone di qua di là. Ragazzi, in estate la pianta è in movimento, si perde sempre un po' di definizione, è impossibile starci dietro. Cioè oggi faccio la potatura, fra 2 settimane è di nuovo piena come un cappello, quindi è inutile stare lì tanto a discutere. Seconda cosa, la più importante, iniziate a seminare e poi dopo confrontiamo i risultati, perché io qua vedo solo ciclamini, ok? Quindi poche pugnette, è inutile. Io lo faccio di mestiere con partita IVA e quindi sapete che questo è il mio lavoro, ok? Voi coltivate ciclamini e vi permettete di andare a criticare chi sta lavorando, ok? Quindi fate voi, aspetto le vostre foto per vedere le vostre piante, così possiamo anche fare un bel confronto. Se volete lo fate fare di voi, non me ne frega un cazzo, per carità. Un saluto a tutti, claudiobonsai.com. se volete coltivare bonsai con successo, se volete dei prodotti che funzionano, se volete confrontarvi con il professionista numero uno in Italia, primo canale su YouTube, ok? Più di 17.000 iscritti, più di così. Ciao a tutti, ci vediamo nel prossimo video.